Hai detto già? Eh no. Ho ritrovato di quel qua. E io che dico, è morto. Perché ne so? Se è tante raro, ma è morto. Io mi sono visto in niente. Ma aspetta, che stronzo. Tomè è un personaggio fichissimo, interpretato da Francesco Colella, un attore magnifico veramente, con il quale non avevo mai lavorato. E Tomè è un personaggio proprio cinico, caustico, è uno che ha perso ogni speranza nei confronti della vita e vive soltanto di per i soldi e per stare sulle palle agli altri. Tomè indossa un mistero, diciamo, è una persona che entra in un mondo che non è il suo, tant'è vero che quando si entra qui è come se ci fossero dei tempi diversi rispetto al mondo esterno. È un uomo che ha vissuto un'esperienza molto dolorosa, di cui si sente colpevole, e ha deciso di farsi giustizia da sé, ma non contro qualcuno, ma contro se stesso. È come se avesse sterilizzato le emozioni e i sentimenti. Ma che tu lo sei ascoltato per chi lavora a me? Bravo, valla a svegliare, così poi vediamo se si incazza con me o con voi, che usate il suo nome per storcere denaro. Tomei in quello che fa è precisissimo, è chirurgico, essendo un ex medico tra l'altro, per cui sa risolvere certi problemi. E quindi probabilmente questa sicurezza che emana da Tomei gli dà anche un carisma o un'attrattiva. Dammi una mattina all'oggetto, ti prego, prima mi vede qualcuno. Lo sai come funziona? Sì, lo so come funziona, prima portamolo dentro, poi ti pago, va prima bene? Mi paghi, poi eccetera eccetera. Vabbè, quanto? 1000. 1000. 500. 1000. 600. 1000. 650, tutto quello che c'ho. 1000. 650, tutto quello che c'ho, potete dollare. Allora, portalo al pronto soccorso, magari li convinci che è scivolato dalle scale. Oh, oh, quale pronto soccorso? È qua? Sì, al pronto soccorso. Testa zitta e non morì.